Sura, la tua radio. Va ora in onda Filo Diretto. E la linea torna subito ad Antonino Danna. Dalle ore 10 saremo collegati anche in Skype, in radiovisione, con Maurizio Bolognetti. Grazie, condottiero, mio condottiero Carnellone. Allora, noi apriamo questo Filo Diretto, che è uno speciale dedicato all'Italia che va verso il voto. Maurizio Bolognetti ha imperversato e impazzato per le vie, strade, o come dicono gli inglesi, sciate, sciatuzze, vanedde, vanedruzze, traduzione, strade, stradine, stradette, stradoncelle, per incontrando the people, la gente comune, e ha chiesto loro, insomma, se andranno a votare, per chi voteranno, qual è il loro atteggiamento davanti a queste elezioni, che cosa si aspettano. Le risposte sono abbastanza variegate, del resto, tra l'altro, siamo anche a Napoli, quindi immaginate la fantasia di chi ha risposto, anche la simpatia di chi ha risposto. Qualcuno ha detto invece delle cose molto, come possiamo dire, sulle quali c'è molto da meditare, per cui noi adesso mandiamo in onda quest'audio, dura circa una mezz'ora, poi dopo le 10 ci ritroviamo in diretta con Maurizio Bolognetti. Potete commentare già da ora al 346-642-7756, così io leggo, intanto mi leggo le vostre zappe, e poi dalle 10 apriremo i telefoni allo 0266203529. Buon ascolto. Il 25 settembre, come è noto, saremo chiamati ad eleggere il nuovo Parlamento, deputati e senatori, elezioni anticipate, e il microfono di Radio Libertà oggi è a Napoli per sondare gli umori della piazza. Le interviste per strada di Radio Libertà oggi sono qui a Napoli, in Campania. Buongiorno, posso farle una domanda? No? Per Radio Libertà non mi vuole rispondere? Noi ci abbiamo provato, continuiamo per la nostra strada. Cosa ne pensi di queste elezioni anticipate? No, grazie. Non vuoi rispondere? Insomma, a quanto pare sono tutti un po' restii, sarà la giornata estiva, ma a quanto pare non c'è molta voglia di parlare di politica, se così si può definire, e di queste elezioni. Comunque noi non desistiamo e continuiamo qui per le strade di Napoli a fare questo nostro, tentare di fare questo nostro sondaggio, se così possiamo definirlo. Allora vediamo se ci risponde il signore, almeno io ci provo. Lei che cosa ne pensa di queste elezioni anticipate? Radio Libertà. Ma guarda, è una cosa da indescrivibile. Troppi mangia e poi il popolo non comanda niente. Purtroppo o ti mangia sta minestra o ti butti la finestra. Io mi sono sempre buttato alla finestra. Lei quindi si butta? Perché? Perché la finestra è sempre bassa, quella che scelgo io. Fantastico. Le vie del Signore sono infinite. O sono finite, dipende. No, non finiscono mai. Sono infinite. Senta, bisogna scegliere quella giusta. Il 25 settembre si vota. Lei cosa farà? E mi faccio una bella vacanza quel giorno. Quindi si asterrà? Sì, perché non vale la pena. Ma secondo me, perché comandano sempre loro. Chiunque va cambia sempre il partito. Esatto. Ma alle scorse elezioni del 2018 aveva votato? Sì, avevo votato quelli, no, quelli là. Quelli là chi? Quelli là, quelli si dice il peccato, non il peccatore. No, ma lei il peccato ce lo deve dire. No, mi dispiace. Grazie, come si chiama? Solo il nome. Pasquale. Grazie Pasquale. Prego, buona giornata. Anche a lei. Ciao. Ma lei che cosa ne pensa di queste elezioni anticipate? Non ne penso niente, penso solo che abbiamo fatto una brutta figura a livello internazionale. Voterà il 25 settembre? Certo. Come si chiama? Solo il nome. Marco. Grazie Marco. Arrivederci. Salve, che cosa ne pensate di queste elezioni anticipate? Radio Libertà. Dobbiamo ancora decidere. Non fatemi correre. Dobbiamo ancora decidere cosa fare. Grazie. Ma andrà a votare? Certo.
Nel 2018 posso chiederle per chi ha votato? Si ha votato? Sì, ho votato, ma non glielo dico. Voto segreto? Certo, sempre. Grazie a lei. Grazie, buona giornata. Radio Libertà, lei che cosa ne pensa di queste elezioni anticipate? Non ho commenti da fare. Non ha commenti da fare? No comment? Grazie signora. In Parlamento. Si vorrebbe? Ci vorrebbero i terroristi in Parlamento. E parli pure da uno a uno. Ci bastardi. Ti vanno ancora a votare. Grazie. E allora c'è qualcuno che è leggermente arrabbiato. Grazie. No, è un po' arrabbiato. Ci vorrebbe un colpo di Stato. I terroristi in Parlamento, perché grazie. Ma gli italiani che sono un popolo di inerte, vedi? Un bel golpe. Ma forse già c'è stato un golpe, potrebbe anche essere, no? In Italia, in Parlamento, no? Radio Libertà, lei che cosa ne pensa di queste elezioni anticipate? È una grande cosa. Una grande cosa? Sì. Perché dice che è una grande cosa? Perché le cose non stavano bene. Non stavano funzionando bene? L'Italia era europea praticamente. Senta, ma lei andrà a votare il 25? Come? Posso chiederle per chi voterà? A destra. A destra? Per chi? La Meloni. La Meloni. Grazie. Come si chiama? Gennaro. Grazie Gennaro. Allora, siamo per le strade di Napoli e stiamo chiedendo ai cittadini che cosa ne pensano di questa elezione anticipata. Lei cosa ne pensa, signora? Non ha commenti da fare. Che cosa ne pensa di queste elezioni anticipate? No comment. Lei che cosa ne pensa di queste elezioni anticipate? Radio Libertà. No, non mi interessa proprio, perché non vado a votare da 17 anni. E quindi non voterà nemmeno questa volta? No, non voterà nemmeno questa volta. È un po' disgustato da questa politica? Sì, sì. Grazie, come si chiama? Antonio, grazie Antonio. E allora abbiamo sentito il parere di Antonio che non vota da 17 anni. Vediamo i giovani che cosa ne pensano. Lei che cosa ne pensa di queste elezioni anticipate? No, mi dispiace, dopo, un'altra volta. No comment? No comment. Anche lei no comment? Vabbè... Ci sono un po' di no comment, come avete visto. Noi però non desistiamo, non ci scoraggiamo e continuiamo qui da Napoli con il microfono di Radio Libertà con questo nostro sondaggio, definiamolo così. E allora, io vorrei smettere di soffrire, però vorrei anche chiedervi, ma voi di queste elezioni anticipate che cosa ne pensate? Radio Libertà. Ci possiamo esprimere perché abbiamo dato già il nostro... Regno è questo, se è interessato, lei, se è incuriosito. Lei è la politica, io le auguro buona giornata. Altrettanto grazie. A loro. Buongiorno Radio Libertà, interviste per strada, stiamo chiedendo ai cittadini che cosa ne pensano di queste elezioni anticipate. Lei che idea si è fatta? Preferisce non commentare, no comment. E lei? Su che cosa? Ci saranno le elezioni anticipate, il 25 settembre si vota. Mamma mia, bello! E quali elezioni anticipate? Sì, non ci vaga proprio! A settembre. Perché non ci andrà? Ma non perché... Vi hanno? Sì! Mi hanno fatto così, ebrei! Io non posso trasferire attraverso il microfono il gesto che ha fatto il signore, ma direi che è abbastanza eloquente. Insomma, ce le hanno fatte... E sei in un mix proprio terraria! In da Montecitorio, a Cucciazza su un batto così no. Vabbè, vi è sembrato di capire che lei non andrà a votare. Quando mai? Lei che cosa ne pensa? La stessa cosa. Non voterà il 25? Non lo so. È ancora indeciso. E allora, grazie. Prego. Grazie a voi. Grazie. Radio Libertà, che idea si è fatto rispetto a queste elezioni anticipate? Non sono capace. Non frega niente. Vabbè, il nostro amico ha detto che non è capace, ma io direi che forse gli incapaci sono altrove. Noi siamo a Napoli, precisamente in questo momento siamo in via Scarlatti con le nostre interviste per strada. Che idea si è fatto di queste elezioni anticipate? Ma voterà il 25 settembre? No, per sciopero. Perché? Per sciopero. Per sciopero, sciopero sì. Del voto? Tutti ladri. Grazie.
E allora, avete sentito un altro cittadino napoletano che ha deciso di non votare, ci ha detto anche perché. Noi siamo qui, siamo a Napoli, siamo in via Scarlatti e questo è il microfono di Radio Libertà. Non vuole parlare? È troppa fatica? Fa caldo, ma andò, fa caldo, vabbè. Allora, continuiamo a provare ad intercettare i cittadini. Che idea ti sei fatta di queste elezioni anticipate? No, ok. Buongiorno, che idea si è fatto di queste elezioni anticipate? No, nessuna, non mi interessa, guarda. La politica è diventata come il calcio, uno schifo, non mi interessa. E io questo voglio sentire. Non mi interessa più, non andrò neanche a votare. Guardi, lei ha anticipato la mia domanda, quindi lei il 25 è disgustato a casa. E non andrà a votare. Non ci vado. Grazie, come si chiama? Solo il nome. Luigi. Grazie Luigi. Voi che ne pensate di questa situazione, elezioni anticipate, il voto del 25 settembre? No comment. È una situazione praticamente venutasi a creare per la defezione di qualcheduno che pensa più agli interessi che a quelli dell'Italia. È uno schifo, la nostra politica è vergognosa, semplicemente vergognosa. Ma lei voterà il 25? Andrò a votare perché è il dovere di ogni cittadino, però con i dolori di pancia. Lo farò con i dolori di pancia. Posso chiederle per chi voterà, per chi è orientata alla sinistra? La sinistra, un partito in particolare? In particolare, forse il PD, ma non ho nemmeno intenzione, nemmeno voglia di votarlo, perché no. Insomma, lei voterà, come diceva Montanelli, turandosi il naso. Perfettamente, è proprio l'espressione giusta. Lei come si chiama? Walter. Allora, grazie a Walter che ci ha detto che no, io voto, ma turandomi il naso. Grazie e buona giornata. E allora, questa è Radio Libertà, queste sono le nostre interviste per strada, siamo a Napoli, in via Scarlatti, e stiamo chiedendo ai cittadini che cosa ne pensano di queste elezioni anticipate. Saremo chiamati il 25 settembre, chi andrà a votare ovviamente, a rinnovare il Parlamento, a eleggere i nuovi senatori, i nuovi deputati della Repubblica, ammesso che la nostra sia ancora una Repubblica. E allora, posso chiederle che idea si... No. Insomma, stiamo raccogliendo un bel po' di no comment nel frattempo. Che idea si è fatto di queste elezioni anticipate? Nessuna idea. Allora, c'è molta gente che proprio non ha... Lei ha voglia di parlare e di dirci che cosa pensa di queste elezioni anticipate? No, grazie. No, grazie. E allora, un altro no grazie... Radio Libertà, posso farle una domanda? No, non vuole rispondere, grazie. Lei risponde a una domanda. Devo perché? Partire, vado di fretta. È un telegrafico, voterà il 25 settembre? Assolutamente sì, non so per chi però, francamente. Una cosa è certa, voterò ma non so per chi. Grazie. A lei, e allora, c'è un po' di indecisione. Io sono sempre qui, Napoli, via Scarlatti, questo è il microfono di Radio Libertà. Posso farle una domanda? Radio Libertà sulle elezioni sul 25 settembre voterà? Non lo so. Non lo sa, indeciso ancora? Sì. Grazie. Il 25 settembre si vota, lei andrà a votare? Sì. Posso chiederle per chi? No. Il voto è segreto? Certo. Cosa ne pensa di queste elezioni anticipate? Beh, visto che bisogna farle, meglio farle il prima possibile. Grazie, lei non è napoletano però. Grazie a lei. E allora bisogna farle, meglio farle il prima possibile, ha detto il nostro amico. Intanto mi guardano come se fossi un extraterrestre, perché insomma mi rendo conto che uno che parla al microfono passeggiando qui in questa bella giornata per le strade di via Scarlatti. Ma lei il 25 settembre voterà? No, ringrazio, sì sì, comunque. Per chi voterà posso chiederglielo? No. No? No, il voto è segreto? Certo. Grazie. A lei. E allora ancora per le strade di Napoli, siamo in via Scarlatti e questo è il microfono di Radio Libertà e stiamo chiedendo ai cittadini che cosa ne pensano di queste elezioni anticipate. Magari possiamo andare anche un po' in diretta.
Buongiorno, posso chiederle che cosa ne pensa di queste elezioni anticipate? Mi interessa. Non le interessa? Vabbè. Elezioni il 25 settembre, lei voterà? Sì, sicuramente, sì. Può dirmi per PD, chi? PD. Per il PD, grazie. E allora, una dichiarazione di voto a favore del PD. Io sono a Napoli, sono in via Scarlatti, questo è il microfono di Radio Libertà e queste sono le interviste per strada di Radio Libertà che poi conto di mettere, grazie al direttore Giulio Chenarca, di mettere a vostra disposizione quanto prima. Si voterà il 25 settembre, elezioni anticipate e noi stiamo facendo una sorta di sondaggio, se volete, chiedendo così, non selezionando, ma chi incontriamo per strada, che cosa ne pensa di questa crisi, di queste elezioni anticipate e se il 25 settembre ha deciso di andare a votare o di astenersi. Siamo interessati ad ascoltare l'opinione dei cittadini senza filtri e senza veline. Radio Libertà, posso farle una domanda? No, guarda. Il 25 settembre voterà? Sì, certo. Non qui, però io voto a Milano. Per chi voterà posso chiederglielo? Non ne ho ancora idea. Ora ci penso un secondo e poi vediamo. Grazie. Di niente. E allora abbiamo un altro indeciso che però ci ha detto che una indecisa, anzi per la precisione, ci ha detto che voterà. Pausa di riflessione. Qui da Napoli, questo è il microfono di Radio Libertà. Che cosa ne pensa di queste elezioni anticipate? Direi che è un momento vergognoso questo, perché noi abbiamo un sacco di cose da fare come paese, quindi lasciare praticamente andare ad elezioni, non so che cosa significhi, quando da destra a sinistra, a 5 Stelle e a quant'altro sono tutti responsabili di queste cose. Quindi la verità vera è chi andremo a votare e soprattutto se riusciamo a mantenere gli impegni di tanti soldi che devono arrivare dall'Unione Europea. Io penso che come sempre il nostro paese dimostra sempre una grande immaturità e anche nei momenti più importanti. Sono molto arrabbiato e anche se credo molto nella politica come servizio, nella polis, quella vera, ma penso che siamo veramente messi male. Non lo so come andrà a finire, se devo guardare anche agli altri paesi come in Francia, non so se anche qui, come dire, moltissimi, il partito del non voto non andrà alle urne, non lo so, veramente. A proposito, ma lei il 25 settembre ha deciso di votare o si asterrà? No, io sicuramente andrò a votare, non so in questo momento chi, ma certamente andrò a votare. È indeciso, sì. Direi proprio di sì. Direi proprio è di difficile sì. Scegliere. È difficile sì, perché diciamoci la verità, non c'è molto da spendere, ahimè. Ne abbiamo visto. Il mercato offre quello che offre. Cioè. Esatto, le problematiche sono tante, quindi però sicuramente, assolutamente, è un nostro diritto, le persone per andare a votare insomma hanno lottato per avere questo diritto, bisogna sempre andare a votare e scegliere, poi si vedrà. Grazie, come si chiama? Solo il nome? Emilio. Grazie Emilio. Grazie a voi. Grazie. Grazie. E allora, questo è il microfono di Radio Libertà, siamo a Napoli, stiamo chiedendo ai cittadini che cosa ne pensano delle elezioni, di queste elezioni anticipate, e se il 25 settembre, lei andrà a votare il 25 settembre? Silenzio assoluto, nemmeno un no comment, però anche il silenzio parla, come si suol dire. Lei il 25 settembre voterà? Sicuramente. Posso chiederle per chi? A sinistra, sicuramente, molto probabilmente per i 5 Stelle. Per i 5 Stelle, ma a quanto pare però non ci sarà un accordo tra centro-sinistra no, e 5 Stelle. 5. Io sono di sinistra, sono stato sempre di sinistra e mi dispiace che il PD non ragiona più da sinistra, per cui voterà per i 5 Stelle. Sicuramente. Grazie, come si chiama? Solo il nome? Salvatore. Grazie Salvatore. Prego. Grazie Salvatore. Lei voterà il 25 settembre? No comment, vediamo se qui ci rispondono. Elezioni anticipate, crisi di governo, il 25 settembre si vota, si elegge il nuovo Senato, la nuova Camera dei Deputati. Lei che idea si è fatta? No, io non voto proprio, mai votato in vita mia. Si è sempre assente. Sempre. Posso chiederle perché? Perché non credo in nessuno. Nessuno mai ci ha aiutato e nessuno mai ci aiuterà. Quindi io non voto. A maggior ragione quindi il 25 settembre si asterrà. Assolutamente, vado a mare. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Il 25 settembre si vota, lei andrà a votare? E come no? Posso chiederle per chi? Siamo ancora indecisi? Riflettendo. Il momento di riflessione, pausa di riflessione. Grazie, come si chiama? Lorenzo, vedremo un attimino
come si evolve la situazione e poi decideremo. Tendenzialmente destra, centrodestra, centrosinistra? Generalmente centro, ma il centro sta sia da un lato che da un altro lato. E poi bisognerà... Al centro c'è anche Di Maio adesso. Anche Di Maio sta al centro, ci sono parecchi al centro, Renzi, Berlusconi, il PD che comunque è diventato un partito abbastanza di centro. Grazie Aspetta Lorenzo. È varia, è vasta. Grazie. Prego. E allora, Radio Libertà, www.radiolibertà.net. Segna. www.radiolibertà.net, interviste per strada. Oppure puoi venire sul mio canale Facebook dove io linkerò queste interviste, Maurizio Bolognetti. Ok, quando... Il tempo di farle, di riversarle, immagino che la settimana prossima andranno in onda. E quindi ci sarà anche la sua voce, senza filtri e senza veline. Grazie. La voce dei cittadini. E allora, noi continuiamo con le nostre interviste per strada, qui da Napoli. Lei voterà il 25 settembre? Non lo so. Perché è indeciso? Parlo con la moglie. Lei è la moglie? Chi è la moglie di quel signore? Nessuno. È vecchio. È vecchio, ma fregato, non c'era la moglie. E vabbè, cosa non si farebbe pur di non rispondere? Radio Libertà, siamo a Napoli e stiamo parlando di queste elezioni anticipate. Radio Libertà, interviste per strada, il 25 settembre si vota, lei voterà? Non mi interessa. Non le interessa? Grazie. E allora un altro no comment, non mi interessa, che a dire il vero sono davvero tanti, la gente sembra un po', insomma, come dire, scocciata, per non usare un altro termine. Posso farle una domanda per Radio Libertà? 25 settembre si vota, lei andrà a votare? Certamente. Per chi? Posso chiederglielo? No, non lo so ancora. Grazie. Certamente mai per la destra. Grazie. Mai per la destra. Grazie. E allora, mai... abbiamo sentito l'opinione del nostro amico. Lei il 25 settembre andrà a votare? Credo di sì. Ancora non è chiaro. Già si è fatto un'idea? No. Tendenzialmente? Tendenzialmente sì, ma... No, ma centrodestra, centrosinistra... Meglio riderci sopra, dice lei? Esattamente. Grazie. Proviamo a chiedere un po' qual è l'umore dei commercianti. Radio Libertà, stiamo facendo le interviste per strada. No, a me non sembra proprio molto contento, sbaglio. Allora... Guarda la faccia. Purtroppo non possiamo farla vedere, ma posso riferire agli ascoltatori. Elezioni anticipate, che idea si è fatto di questa crisi di governo? Idea, perché ci sta un'idea da farsi sulla crisi di governo. Bella risposta. Bravo. Non è semplice, guarda, ormai per nessuno è più semplice. Noi poi siamo in croce, perché qua siamo dalla mattina alla sera, vedi? E la situazione è tragica, no Gridi? Tragica. Ma nel palazzo l'hanno capito che il paese è in crisi, che la gente è in difficoltà? Il palazzo. Sì, nonostante sia vicino ai cittadini. Bravo. Sempre più anni, perché poi si vede, no, il senso di responsabilità di queste persone. Mi faccia capire una cosa. Aspetta. Ma lei il 25 settembre andrà a votare a questo punto? Ma io credo proprio di no. Credo proprio di no. Poi può essere che il 24 notte mi ravveda. Grazie, come si chiama? Diego, il nome è indimenticabile. Da Napoli, Diego Armando Maradona, grande, grazie. Ciao, grazie. Questa è Radio Libertà, questo è il microfono di Radio Libertà e noi stiamo chiedendo ai cittadini che cosa ne pensano di queste elezioni anticipate. Lei che cosa ne pensa? È una bufala, non mi piace. Ma andrà a votare il 25? No, sto fuori. Dipende sempre il 20. Quindi non lo ritiene una cosa prioritaria? Ma sì, fanno sempre come dicono loro. Sono 10 anni, fanno sempre quello che dicono loro. Lei insomma ha l'impressione che votare non serva? Noi votiamo una cosa e poi ne viene un altro pure. No, serve pure. Però non ci siamo fuori Napoli. Non possiamo votare.
se non possiamo tenere le vacanze per andare a votare. Grazie. Vanno a due presidenti, dove il presidente dice come deve andare la situazione. Non significa abbiate chi vota, perché screnano sempre qualcosa per fare i fatti loro. Grazie, lei come si chiama? Va bene, me ne facciamo. Reinaldo, me l'ha detto lui, grazie, buona giornata. Ciao, ciao. Salve. E allora, avete sentito l'opinione del nostro amico, noi siamo a Napoli in questo momento, per essere precisi, siamo in via Luca Giordano e stiamo chiedendo ai cittadini che cosa ne pensano di questa situazione che si è creata, le elezioni anticipate, il 25 settembre, un voto balneare o quasi. Lei che cosa ne pensa di queste elezioni anticipate? No, niente, non guardo niente, io non guardo proprio niente. Grazie. Il 25 settembre andrà a votare? Ma perché sono le elezioni il 25 settembre, non lo so. Hanno sciolto le camere, c'è stata la crisi. No, non vado a votare. Perché? Non so nemmeno, mi ha colto di sorpresa, quindi non glielo so dire perché. Però tendenzialmente non è... Eh? No, grazie. E allora... Noi siamo in via Luca Giordano, c'è un po' di gente, stiamo insomma così facendo un sondaggio chiedendo ai cittadini che cosa ne pensano. Ma lei che cosa ne pensa di queste elezioni anticipate? No comment? No comment. Un altro no comment. Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Radio Libertà. Radio Libertà. Ahimè. È bella la parola. È una bella parola Libertà, no? Ad avercela la libertà. Senta, crisi di governo, elezioni anticipate, che cosa si è fatto? Le idee che mi sono fatte è che i buoni vanno sempre cacciati via, i cattivi emergono sempre. Per conseguenza queste elezioni, come la penso io, si sono volute proprio per aspettare quel tempo, che poi le elezioni vere e proprie si dovrebbero fare tra un anno e mezzo, per anticipare questi tempi, per non sopportare più questo governo che stava al potere, che era ambiguo anche quello, e si è fatto tutto questo. Insomma, comunque... Lei mi sembra un po' sconfortato. No, non sono sconfortato, vedo sempre che il male prevalga. E questo... Prevale il male. Ma lei andrà a votare il 25 settembre? Certamente, voterò, e voterò 5 Stelle. Grazie. Prego. Come si chiama? Enzo Sabino. Grazie Enzo. E allora, avete sentito l'opinione di Enzo, questo è il microfono di Radio Libertà e noi siamo a Napoli in via Luca Giordano, dove stiamo chiedendo ai cittadini che cosa ne pensano di queste elezioni anticipate. Lei che cosa ne pensa delle elezioni anticipate? Proprio schifate, insomma. Grazie. Vabbè, non posso riferirvi come mi ha guardato, ma insomma, mi sentivo un po' un reietto. Lei che ne pensa di queste elezioni anticipate? No comment. No comment batte tutti. Eh? Radio Libertà, ma lei il 25 settembre andrà a votare? Ma certamente che voterò. Per chi? Posso chiederglielo? Per chi non lo so ancora, però sicuramente voterò. Come si chiama? Il nostro dovere, Enzo. Grazie Enzo. Di figuri. E allora Enzo andrà a votare... Insomma, la sensazione che sto ricevendo, il feedback che arriva dalla piazza qual è? Che la stragrande maggioranza della gente non ha proprio nessuna voglia di parlare e di parlare. Credo che anche questo dovrebbe far riflettere. Eh? C'è il paese reale e poi c'è il paese che magari racconta la stampa, quella che io definisco stampa di regime. Lei voterà il 25 settembre? Un altro no comment. Noi proseguiamo. Elezioni anticipate, che idea si è fatta? Radio Libertà. È una radio, sto facendo le interviste per una radio. Sì, è una cosa seria. È una cosa positiva. Lei voterà? Assolutamente sì. Posso chiederle per chi? No. Grazie. Prego. Il voto è segreto, come si suol dire. Che idea si è fatto di questa crisi? Lo sai che il 25 settembre si farà? Che cosa ne pensi? Tutto il male possibile.
possibile. Sentiamo la signora. Tutto il male possibile. Il 25 settembre andrà a votare? Non lo so, penso di sì, ho sempre votato. Per favore. È un microfono, signora. Grazie. E allora, impressionata dal microfono, la signora, a volte anche un microfono può sembrare una pistola puntata, ma la nostra non lo è. Questa vuole essere una voce di libertà e vogliamo dare voce ai cittadini per quel che è possibile. Siamo a Napoli, siamo in via Scarlatti e queste sono interviste per strada di Radio Libertà. Interviste per strada che per il momento si concludono qui, ma siatene certi, il microfono di Radio Libertà resta aperto e continueremo a raccogliere le vostre opinioni. Alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E dopo aver ascoltato le interviste per strada di Maurizio Bolognetti, la linea torna ad Antonino Danna, uno spaccato sempre interessante della società italiana, vero Antonino? Sì, caro Giulio Cesare, caro nostro condottiere, il problema è che è uno spaccato desolante. Buongiorno a Maurizio Bolognetti, ben trovato. Buongiorno a te Nino e buongiorno agli ascoltatori di Radio Libertà, un abbraccio. Maurizio, ti posso dire una cosa, l'ascolto di questa tua mezz'ora in quelle delle strade di Napoli, voglio dire, eri in centro a Napoli a sentire dalle strade in cui naturalmente riferivi di trovarti. Cioè, posso dirti la verità, mi ha depresso, ma non per colpa tua, ci mancherebbe, tu sei stato come sempre un grande, ma il problema mi deprimono le risposte che hai ricevuto, perché io ho sentito solo dei no comment, che però potrebbe anche alle strette nascondere un voto per il centrodestra, chi lo sa, qualcuno che dice voto per il PD, quello che ha citato Montanelli, turiamoci il naso e votiamo PD, stavolta nella versione aggiornata, gente che invoca il ritorno delle brigate rosse in Parlamento, chi evoca il colpo di Stato, chi parla di un missile terra-terra lanciato contro l'emiciclo di Palazzo Madama, cioè, ma è di Montecitorio, ma allora... qui che cosa ci stiamo raccontando? Qui si parla tanto di entusiasmo, di politica, qua e là, ma mi farei capire che non gliene frega assolutamente niente a nessuno. Che dire, amico mio, caro Nino, il problema, io non ti sento più, non ho più il ritorno in cuffia. Voi no, sentite? Io ti sto sentendo. Ah, perfetto. E che stavo zitto, quindi vai tranquillo. In religioso silenzio, diciamo così. E t'ascoltavo. Allora, no, ma hai messo il dito nella piaga, perché verrebbe anche da chiedersi, vabbè, non solo oggi, non solo in occasione di queste elezioni anticipate, quale paese racconta la buona parte della stampa italiana, che io definisco stampa di regime, se consenti. Stamattina davo un'occhiata ai giornali, adesso non ricordo dove, leggevo un sondaggio e il 70% dei cittadini italiani, secondo questo sondaggio, anche se io anche sui sondaggi stenderei un velo pietoso, ma secondo questo sondaggio di Termometro Politico, il 70% dei cittadini italiani non voterebbe un partito draghiano. Ora, le opinioni vanno benissimo, il problema però è la manipolazione della realtà. In queste settimane di crisi ho l'impressione che ci abbiano raccontato una realtà e un paese e un entusiasmo che francamente... non esiste. Del resto abbiamo visto o no giornali che hanno raccontato manifestazioni partecipate da quattro gatti, come se ci fossero quasi delle folle oceaniche, come se quelle manifestazioni rappresentassero la pancia, l'idea, la voglia del paese di avere il condottiero Mario Draghi alla guida di questa barca che un po', insomma, sta quasi affondando o magari è affondata già. Il problema è questo, io come sempre quando faccio queste cose mi piace parlare con la gente così come ho provato a fare, non ho selezionato, davvero offrivo il microfono a chiunque incontrassi, lo spaccato che mi è venuto fuori tu l'hai descritto alla perfezione,
c'è uno, io ti aggiungerei anche, se consenti però, e questo dovrebbe far riflettere un po' tutti, che c'è uno scollamento totale tra il palazzo e il paese, c'è un divorzio tra il palazzo e il paese. È anche vero che in questi 10 anni qualcuno che cosa ha fatto se non alimentare anche già la politica ci mette del suo, già il settantennio, come io lo definisco, ci mette del suo, ma che cosa si è fatto se non alimentare odio, rabbia? Ecco, per esempio, quando sono stati, perché questo è accaduto in questi 10 anni, quando sono stati alimentati in tutti i modi possibili e immaginabili i 5 Stelle, magari scegliendo anche i pezzi migliori degli interventi di Grillo, ecco, io ti ascoltavo prima, ho ascoltato che cosa hai detto sulla Meloni. Ecco, la Meloni è, verrebbe da dire, la nuova eroina di certa stampa. Anche la Meloni sta godendo da tempo di buona stampa. Una volta era Bertinotti, l'oppositore di regime designato. Poi hanno trovato Di Pietro come oppositore di regime designato. Poi hanno trovato i 5 Stelle. Adesso hanno trovato la Meloni, magari adesso poi la Meloni andrà anche al governo, non lo so che cosa accadrà il 25 settembre. Certo è l'impressione che ho io, ma non solo a Napoli, girando per le piazze che batto, non dico quotidianamente, ma quasi, è che c'è grande disaffezione, c'è molta rabbia, c'è molto malcontento. Poi possiamo entrare nel merito, discuterne, fare tutte le analisi di questo mondo, ma io credo che queste interviste fotografi, almeno al sud, non lo so, fotografano la realtà. Senti, ma tu hai collaborato con una delle persone intellettualmente e non solo più libere al mondo, cioè Pannella. Voglio dire, sei un radicale vero, uno che si è speso in prima persona fisicamente per una serie di battaglie. Vedere il disinteresse totale alla politica, cioè, ma tu e Pannella, se vi incontraste un attimo, non vi direste ma che cacchio abbiamo sprecato le nostre esistenze per questo? Però a maggior ragione io ti chiedo, ma non è che è stata anche un po' colpa di chi, come Pannella, parlava contro il regime, come lo chiamava lui, nella Prima Repubblica? Beh, io intanto direi che un regime c'è ancora e direi, scusami se insisto, ma questo, se vogliamo fare un'analisi di sistema, sarà anche rozza, poi in più, questo, io insisto, è uno Stato criminale, uno Stato che da troppo tempo non rispetta la sua propria legalità, che viola il dettato costituzionale, è un paese, e guarda che qui non è Pannella, scusami, forse te l'ho letto già una volta, ma tocca rileggertelo. Questo è Sturzo, 18 luglio 1958, prende la parola durante una seduta del Senato della Repubblica, sottolineo, 18 luglio 1958, e Don Luigi Sturzo, anche se Sturzo non amava essere chiamato Don, dice: un punto difficile da affrontare subito è quello di ridare al Parlamento la sua indipendenza da estranee ingerenze, specialmente da quelle dei partiti, smantellando la sovrastruttura partitocratica che si è andata formando durante le due precedenti legislature, in modo da paragonarsi a una piovra che a poco soffoca e stronca. Ma cosa, secondo Sturzo, e anche secondo me, stava soffocando già nel 58 quella che Sturzo, poi Pannella, poi magari altri, definivano partitocrazia? Stava soffocando le istituzioni repubblicane e tra questi il Parlamento della Repubblica. Non dimentichiamo, amici e caro Nino, che noi oggi andremo a votare un Parlamento quasi dimezzato grazie, io insisto, a una scellerata riforma costituzionale che è stata alimentata da quasi tutta la stampa all'unisono, che ha raccontato quello che alcuni volevano raccontare al paese, magari il Di Maio di turno che oggi è diventato di decentro, vabbè, ma lasciamo stare, che il problema dell'Italia era avere 930 parlamentari. Non è questo il problema dell'Italia, probabilmente avremo un Parlamento che conterà ancora meno, ancora più oligarchico. Ecco, perché non si discute in questo paese
del fatto che da troppo tempo i parlamentari sono denominati. A proposito, è vero che Marco raccontava il regime, raccontava la partitocrazia, parlava di Parlamento squillo, parlava di Costituzione violentata, parlava di giustizia, ma noi siamo anche quelli che magari anche insieme alla Lega siamo scesi in piazza per una serie di referendum, di proposte di iniziative referendarie, per esempio per tentare di ottenere non un sistema elettorale maggioritario uninominale anglosassone. Poi ci hanno regalato il Mattarellum, poi ci hanno regalato il Tatarellum, qualcuno adesso voleva il proporzionale, andremmo a votare con il Rosatellum. Non so se sia il Rosatello Ruffino, te lo ricordi, il vino nella bottiglia con il cesto attorno, insomma, quello che è. Un bel fiasco era quello. È un bel fiasco. Io ho l'impressione che qualcuno si sia un po' ubriacato. Io ho in mente un bel libro, adesso credo, non ricordo bene l'autore. A un certo punto questo racconta che il transatlantico di Montecitorio è il corridoio, viene anche nominato il corridoio dei passi perduti. Ecco, Flaiano, credo. Probabilmente sì, non è che qualcuno a forza di passeggiare là dentro magari ha dimenticato le ragioni che l'hanno spinto in gioventù a militare, a fare politica. Io credo che la pancia del paese, le cose che ho raccolto a Napoli siano un po', anche se vuoi, lo specchio, il riflesso di quello che la politica non è stata in grado di offrire ai cittadini di questo paese. Certo, in questi anni è stata un'operazione per me interessante, è stato cioè qui abbiamo avuto Monti che parlava contro il Monti, che c'è l'uomo Goldman Sachs che parlava contro il palazzo, contro i partiti, contro la politica. Bene, vabbè, poi per carità, costituzionalmente queste cose si possono fare, diciamolo, però è anche vero che Monti e Draghi e non mi ricordo chi altro, è un bel po' di tempo Benetta. Che la politica è commissariata in questo paese e forse magari vuole anche essere commissariata. Certo, quello che abbiamo visto durante le elezioni del Presidente della Repubblica, che ci ha regalato il Mattarella bis, non è che sia stato proprio esaltante, diciamo così. Senti, ci sono alcune zappe, poi abbiamo due telefonate, volevo leggerle perché la nostra Giusi, mentre parlava Riccardo Molinari, ha detto: se volete di no la fiducia ai tanti delusi, impegnatevi a viso aperto e onesto su sovranismo, federalismo, aiuto alle famiglie naturali, lotta contro droghe e gender, aiutare le donne concretamente a far nascere i bimbi, non a ucciderli, valorizzare le nostre radici cristiane più autentiche, quindi non gli svarioni bergoglioni, sostegno ai giovani, alle partite IVA, alle piccole imprese, stop ai giornalisti, servi dei potenti. Poi ancora, buongiorno Don Milanese da Malaga, questo è il nostro Davis. Giussi dice ancora: PS, fuori dalla NATO e basta gli USA satanisti. Maurizio: vorrei nei sondaggi che si leggono la presenza anche di Italexit di Paragone, serio possibile alleato. Ancora Maurizio: ecco perché il reddito di cittadinanza a Napoli è più iscritti che in tutto il nord. Che furbi, bella prospettiva. Maurizio ancora: grazie Maurizio, con questa gente del sud cosa vuoi costruire? Meritano di non ricevere tutti i finanziamenti che costano tanti sacrifici al paese del nord, quanto si credono furbi. Ho abitato a Nocera con le cooperative e li conosco bene. Ancora, le persone che non vanno a votare a Napoli, mi piacerebbe sapere se stanno usufruendo delle varie agevolazioni tipo reddito di cittadinanza. A questi elettori direi no grazie, risponderei no grazie alle varie agevolazioni. Gli 11 anni di governi imposti e non eletti hanno fatto venire meno la voglia di andare a votare. Tutto questo è quello che vuole la UE. Prossimamente ci toglieranno il voto. Un appello, andiamo a votare, il nostro diritto e dovere. Anna Maria da Vicenza. Buongiorno Antonino, cari leghisti, ricordatevi che l'unione fa la forza, chi la dura la vince, e che questa forse è l'ultima occasione per cambiare l'Italia. Mary. E infine Giorgio, imprenditore da Torino. Ciao Antonino, sai che sabato Mattarella è venuto in incognito a Torino per incontrare il signor Olivero, capo del Sermig? Sarà così super partes? Scusami, intanto l'ho letto su Repubblica, ma poi il Sermig è la Senale della Pace che si occupa anche, se non sbaglio, di recupero dei drogati, non vorrei sbagliare, Olivero è un uomo di pace, quindi non vedo dove sia il problema dell'essere super partes. Due telefonate per noi, pronto chi è là? Pronto?
Sì, pronto. Però, buongiorno, sono Marisa Zarò. Ecco, benvenuta. Buongiorno, volevo dire, signore, e saluto il suo ospite, volevo dire che i primi a essere osteggiati da sempre sono stati i leghisti. Ricordo ancora il signor Bossi, il senatore Bossi, che bontà sua con tutti gli errori che può aver fatto, ma è stato grandissimo e io l'ho seguito fin dall'inizio perché speravo in un qualcosa di meglio per questi lombardi, per questi padani del cavolo che non hanno mai capito un tubo. Stavano solo a fai danè e lasciare in mano a tutto, a tutti gli altri. Ecco, volevo dire che ancora oggi, passati 30 e più passa anni, sono ancora osteggiati, vediamo Salvini, per quanto che anche lui abbia fatto qualche errore, per carità, nessuno è perfetto, però lui è sotto processo ancora per questa menata che ha tentato di difendere le coste italiane, cose che è una vergogna schifosa con questa signora che abbiamo, purtroppo. E però siamo qui a barcamenarci fra le 5 stelle, fra io non ho comment, e chi vogliono votare, Pippo, Pluto e Paperino, o sperano forse di star meglio? Io non lo so, guarda, è pazzesco, questa Italia è pazzesca, non fosse per altro me ne andrei immediatamente. Arrivederci. Grazie, altra telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto, buongiorno, Dario dal Veneto. Buondì. Benvenuto. Vorrei chiedere a Bolognetti un parere su questa idea, e cioè che adesso tutti si stanno confrontando su chi andrà al governo, ma secondo me la domanda principale da farsi è chi andrà in Parlamento. Avendo ridotto il numero dei parlamentari, siamo sicuri che riuscirà ad entrare almeno uno solo nome nuovo in questo nuovo Parlamento? E se abbiamo lo stesso Parlamento che avevamo prima, cioè con tutti gli stessi nomi, magari cambiando di poco gli equilibri, come possiamo pretendere che pensino anche solo qualcosa di diverso? Ricordo che adesso qualcuno si straccia le vesti per la marijuana, quando abbiamo avuto un Parlamento che, tacendo, ha consentito che si sparasse con gli idranti contro dei pacifici manifestanti che non avevano interrotto nessun tipo di servizio. Come possiamo pretendere che qualcosa cambi fino a quando avremo ancora questo un Parlamento composto dagli stessi identici nomi? Allora, una proposta che volevo fargli per le sue interviste è questa, che io avevo già espresso prima con un messaggio: se ci fosse una casella nella lista con cui andiamo a votare che dicesse "non voglio nessuno di questi", crede che più gente andrebbe a votare? Grazie, l'ascolto per radio. E quale sarebbe però il risultato da un punto di vista pratico? Pronto, chi è là? Abbiamo un'ultima chiamata. Buongiorno Dan Pagani, sarò velocissimo, e buongiorno al signor Bolognetti. Una brevissima domanda. Bolognetti, lei che cosa ne pensa della signora Emma Bonino e del suo comportamento politico? Cerca sempre spazio per chi gli dà spazio per farsi eleggere. Grazie e buone cose a tutti. Arrivederci. Prego Maurizio, tutti i tuoi. Da dove inizio? Beh, intanto però non dividiamoci in nord e sud, vi prego. Non alimentiamo odio, non alimentiamo i campanili, non alimentiamo atteggiamenti razzisti. Per quanto mi riguarda, lo so che sarò linciato nel momento stesso in cui ho immaginato di poterlo dire, ma guardate che ci sono tanti paesi nel mondo in cui c'è un reddito di cittadinanza. E poi il problema è come questo è stato declinato. Qui magari ci siamo arrivati molto molto tardi, ma c'è anche, perché non è, ecco, a proposito del paese che non viene raccontato, se io penso ai dati Istat, beh, ma c'è una fetta importante di cittadini italiani che vive di famiglie di questo paese, magari al nord un po' meno, ma ci sono anche lì, al centro, al sud, che vive una situazione di disagio economico, sociale, in un paese che è in bancarotta sociale, politica, economica, istituzionale. C'è una larga fetta di questo paese che vive in situazioni
di povertà relativa, di povertà assoluta. Io leggo i rapporti della Caritas e io non credo che la Caritas menta al paese nei suoi rapporti quando racconta di un aumento esponenziale delle persone che magari con un po', perché nessuno vorrebbe trovarsi in questa condizione, con un po' di pudore va lì a chiedere aiuto, a bussare alla porta, perché non ce la fa arrivare alla seconda settimana, non ce la fa arrivare alla terza settimana. Ma questo paese che è vive in situazioni di disagio, viene raccontato e qualcuno se ne occupa per davvero? Io credo che dovremmo occuparcene. Questo per dare delle risposte, diciamo così, in linea generale ad alcuni interventi che ho sentito. Il nostro amico che ha parlato ha messo il dito nella piaga sulla questione della riduzione del numero di parlamentari. Poi non so perché, ma saltando di palo in frasca, mi viene in mente tale Calderoli che nel momento in cui ha deciso di fare il radicale alla Pannella è diventato anche lui una sorta di clandestino in patria, eppure quell'azione fatta da Calderoli, parlo dello sciopero della fame, su una questione importante che io declino un pochino diversamente, perché per me parlare di giustizia giusta significa occuparsi anche delle vittime di reato e non solo degli imputati in attesa di giudizio. Ma però Calderoli è diventato clandestino. Com'era? Parlava del nostro amico di sparare con gli idranti. Parlava di Trieste, quello che è successo con i portuali, Puzzer e quant'altro. Ma qualcuno chi lo sa se qualcuno si prenderà le responsabilità delle tante persone, secondo me, gratuitamente sospese dal lavoro, della gestione di questi due anni di pandemia, del divorzio, secondo me, che c'è stato tra scienza e coscienza, perché c'è stato un divorzio tra scienza e coscienza. Poi magari tocca anche, amici di Radio Padania, caro Nino, io vorrei un paese che discutesse in queste ore anche di una notiziola apparsa su Lanza, poi magari c'è da capire di più, ma qui abbiamo avuto dei sindacalisti arrestati perché si sono occupati, hanno fatto degli scioperi che riguardavano la logistica, notizia ANSA del 19 luglio. Ecco, queste cose io direi che sono un po' inquietanti. La casella, beh, non lo so se possiamo risolverla con una casella, probabilmente sarebbe un quesito referendario più che una tornata elettorale. Nessuno dei suddetti. Non so, io non credo che sia una questione. Sì, anche le idee camminano sulle gambe degli uomini e quindi le idee che esprimiamo sono importanti, ma non credo che sia solo una questione di persone, credo che sia una questione, insisto, di sistema. Io personalmente vorrei, credo sia necessario e urgente, una serie di riforme istituzionali che facciano di questo paese un paese presidenzialista, però con gli adeguati check and balance, bilanciamento dei poteri che in Italia è completamente saltato, e quindi presidenzialismo e un nominale maggioritario anglosassone all'inglese o all'americana. Ecco, queste sono due riforme, secondo me, ci avevamo provato, lo dico a voi ascoltatori, lo dico a Tenino, secondo me dovremmo con urgenza tornare a riproporre queste riforme, a iniziare dalla legge elettorale. Condivido, aggiungerei una cosa che diciamo noi scozzesi, un tuo culo a chi dovesse dirti che sei fascista solo per questo. Abbiamo un'ultima telefonata, pronto, chi è là? Aurizio mi chiamerebbero, quindi. Aurizio, sono che io, però io. È plutocratico, perché aurum, l'oro, i soldi, vedi. Pronto, ecco. Chi è là? Sono io, buongiorno, sono io Daniele Dall'Ate, grazie, buongiorno. Buongiorno, salve Bolognetti. Volevo dire, ma come facciamo lì col centrodestra, anche se vincessero le elezioni, che poi vabbè è un po' difficile, perché vederli andare d'accordo i tre partiti lì di centrodestra, da quello che hanno combinato. E poi non è vero, Bolognetti, che il problema principale è se andrà comunque, a guidare il paese il centrodestra, ci sarà lo spread 400, 500, vi ricordate? Fate in fretta. Io penso che, come dice lei, ci vorrebbero delle riforme, ma importanti, poca roba, 2, 3, 4 strutturali, e mettere veramente a posto un po' di cose. Però secondo me sarà veramente, veramente dura. E poi se i soldi sono pochi siamo mezzi falliti, ma
volevo sapere qualcosa. Grazie, arrivederci. Grazie, la trovo una riflessione saggia. 30 secondi, poi dobbiamo chiudere, Maurizio. 30 secondi dobbiamo chiudere, a me allora non resta che dire grazie all'ultimo ascoltatore che è intervenuto. Io credo che a proposito di questioni di sistema noi dovremmo anche provare a riflettere in generale, non solo per quanto riguarda l'Italia, sulla qualità delle nostre democrazie in generale, su quanto le nostre istituzioni, non solo le istituzioni italiane, siano adeguate a fare da contraltare, insisto, a poteri che sono transnazionali e che decidono della vita delle nostre comunità, no, e magari di bolla in bolla, di subprime in subprime. Chiedersi magari anche qual è oggi, lo so che forse sto esagerando, qual è la natura di questo, sottolineo questo, capitalismo, e cioè il capitalismo che ci ha regalato la caduta del muro di Berlino, che è stata una bella cosa, però non è più il capitalismo ante muro di Berlino questo, è un capitalismo soprattutto finanziario, speculativo, quale globalizzazione, ci sarebbero un po' di cose. A proposito, ma se la Cina, non me lo auguro, dovesse, quel grande paese democratico che ci hanno raccontato qualche tempo fa i giornali, no? Ma se la Cina dovesse invadere Taiwan, io poi le voglio vedere le sanzioni alla Cina, perché se sanzionassimo la Cina, ahimè, visto quello che è accaduto, significherebbe, credo, paralizzare un bel po' di economie, ad iniziare dall'Italia. Ci siamo consegnati mani e piedi a un paese che è un regime totalitario. Ah, non ve ne eravate accorti? Siete troppo impegnati a parlare solo di? Che peccato. Appunto, chiudiamo, ringraziamo di questa svendita alla Cina Prodi e soprattutto il Movimento 5 Stelle con la nuova Via della Seta. Chiudiamo qui questo filo diretto, dopo di noi l'immenso Pigi Pellegrin, ci salutiamo con quella carezza della sera dei New Trolls. Bellissima. 1978. In omaggio a Vittorio De Scalzi, grazie per essere stati con noi. Noi ci ritroviamo alle 15 con Laura Ravetto, l'altra metà della radio, e se no, domani alle 7:30 con la rassegna stampa. Viva Nino D'Anna, viva Radio Libertà. Amen. Ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buongiorno. Avete ascoltato Filo Diretto.